puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. I fatti non cessano di esistere solo perché sono ignorati. Aldous Huxley, romanziere, articolista, critico e poeta inglese. Il peccato è una realtà di cui non si parla. Non si parla più, viene ignorato, come se non esistesse, ma le conseguenze le viviamo nella nostra vita e sulla nostra pelle ogni giorno. Le famiglie si disgregano, i figli che buttano la loro vita alla ricerca di soddisfazioni forti e non sanno che è peccato, ma il peccato ti uccide. E il peccato uccide sempre coloro che vivono in esso. E c'è solo una strada che ci può liberare. È solo il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Se è vero che il peccato porta alla morte, per salvare un uomo dalla morte ci vuole un'altra vita. Ed è la vita di Gesù Cristo, che è data per noi, che ci permette di entrare in una nuova relazione di vita. Ci permette di vincere la morte attraverso la vita. Ed è la morte di Gesù Cristo che dà vita a tutti noi. Ebbene, questa verità rimane per sempre. La realtà non la possiamo ignorare. Il peccato è una realtà che ha distrutto e distrugge la vita degli uomini. È solo Gesù che si è caricato dei nostri peccati e ci permette, attraverso una semplice confessione, una semplice preghiera, Signore, abbi pietà di me, perché sono un uomo peccatore. Attraverso una semplice preghiera Dio ci dà la grazia di trovare il perdono e ci dà la grazia di imparare a non peccare più. Non basta ignorare il peccato per non esserne coinvolti. Il peccato ci ucciderà se non lo abbandoniamo. Il peccato ci distruggerà, ci allontanerà dalle persone più care. Il peccato distruggerà le nostre famiglie, distruggerà tutto quello che abbiamo di più caro. Se noi non ci liberiamo del peccato, il peccato comunque farà i suoi danni. E abbiamo una sola strada. Gesù è la via. È colui che si è caricato di tutti i nostri peccati. E nel portare Lui stesso i nostri peccati sulla croce, ci permette attraverso la semplice fede di ricevere il perdono e di iniziare una vita nuova. Non vogliamo continuare a vivere come se il peccato non esistesse. Impariamo a trovare il rimedio, perché solo il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Lui giusto è morto per noi ingiusti. Unico rimedio al peccato è la confessione, l'abbandono del peccato stesso. Così il sangue di Gesù ci purifica e ti purifica se credi in Lui. Che Dio ti benedica. Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.